Allusioni è una suite in 5 movimenti. Suite intesa come dolce, mi piace pensarla scritta come SWEET, perché non vuole essere una cosa troppo classica come una suite scritta nel modo giusto. E sono 5 pezzi diversi che hanno dei richiami l'uno nell'altro e che vanno a creare un'unica sensazione di 25 minuti, un unico pezzo di 25 minuti, sono in soluzione di continuità. E mi interessava questa cosa perché nel concetto del disco, in allusioni, nel concetto proprio del disco c'è la volontà da parte mia di prendermi il tempo di poter esplorare un tipo di accordatura, un tipo di tecnica e un tipo di arpeggio proprio sulla chitarra, che è solo uno, però esplorarlo approfonditamente in qualche modo. E mi piaceva l'idea di chiedere a chi ascolta quello allusioni di prendere 24 minuti, quelli che sono, di fermarsi per 20 minuti, 25 minuti e ascoltarsi questa cosa. Quindi dire ok, adesso scelgo di ascoltare questa cosa. Quindi mi sembrava interessante fare una cosa così e chiedere una cosa così a chi mi conosce o a chi può approcciarsi a una cosa così per la prima volta. Penso che lo scegliere di fermarsi per 24 minuti e ascoltare un'intera canzone senza che abbia parole, che è un pezzo strumentale, sia un gesto, non voglio dire rivoluzionario, ma comunque abbastanza strano per i tempi in cui viviamo. Puoi anche ascoltare una canzone alla volta, ma non riesci a entrare nella cosa, non ti viene da farlo. Se lo conosci a memoria, vuoi sentirti il passaggio che ti piace, è un conto, ma nel momento in cui vai ad ascoltare un disco così ti conviene ascoltarlo tutto, perché tanto dura poco di partenza, non è che è una cosa lunghissima. Però devi scegliere di farlo. E a me piace l'idea che una persona scelga quando fa le cose, che scelga, cioè che faccia le cose perché lo vuole fare. Non perché mi hanno trovato un link e ho ascoltato 2 secondi, che figo, basta, adesso mi compro una maglietta. Non mi interessa, quella cosa là non mi interessa. Voglio che se uno ha a che fare con me in qualche modo lo abbia a che fare in un senso, di un certo tipo, se mi fa piacere. È un disco diverso da qualsiasi cosa abbia fatto fino adesso. È l'approfondimento di un argomento che ho sempre trattato personalmente a casa mia da sempre. Ho cominciato come chitarrista classico da bambino, poi ho smesso e non mi è mai piaciuto suonare la chitarra classica, però ho sempre coltivato una passione per la chitarra acustica e alcuni autori americani di finger picking folk, insomma di cose
ragtime, blues, insomma, di un certo tipo di ambiente musicale americano che si è sviluppato tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80. Vogliamo, tipo, mettiamoci tutti gli anni 70 dentro. È una cosa strana per me perché, sì, nessuno mi ha mai sentito fare ste robe, però... ripeto, è una cosa che ho da sempre, che coltivo da sempre, che mi sono rimparato facendo questo disco, perché è un disco tecnicamente abbastanza impegnativo anche solo a livello di resistenza proprio fisica, e mi ha fatto riscoprire una parte di me che ha detto vabbè, se vogliamo uscire, come vogliamo farci vedere per quello che siamo come musicista in sé, io posso una cosa del genere anche, ed è bello, è interessante per me riuscire a uscire con una cosa anche diversa, anche perché sennò mi annoio alla svelta delle cose, e fare sempre le stesse cose, ripeto, mi annoia, quindi va bene per me così. Sì, no, la critica, sto ricevendo recensioni tutte positive, tutte con gente che capisce più o meno quello che è l'idea del disco. Mi fa piacere questa cosa perché credo che, ripeto, sia una cosa abbastanza anomala nel panorama italiano, per cui forse è anche forte del fatto che suono col Teatro degli Orrori, o che sono il chitarrista del, piuttosto che il cantante dei Super Elastic, ma che è comunque un nome che in qualche modo qualcuno ha già sentito. Quindi ci si approccia in un modo già, comunque una serie di filtri sono già passati. Mi fa piacere che comunque la gente in qualche modo capisca quello che sta cercando di dire con una cosa del genere, perché vuol dire che si può essere capiti anche nelle cose più strane, quando sembra comunque di vivere in un mondo in cui nessuno capisce le cose se non gli vengono proprio inculcate solo in alcuni modi. Invece sto lavorando in un modo abbastanza parallelo e trasversale al modo normale, e vedo che la risposta è buona, anche dal vivo la gente è contenta, insomma, quindi andava bene così. Grazie.